fate passare? E avete rotto il cazzo! Aspettala, fa uno, sta telecamera sulla gamba, ma che c'entro io? Ultima generazione è il nome del collettivo ambientalista che mette in campo azioni di richiamo dell'opinione pubblica sulla catastrofe climatica. Io li ho seguiti per un anno, dall'inverno all'estate fino ad oggi, per capire le reazioni dell'opinione pubblica. Hanno bloccato il traffico a Roma, a Milano, hanno colorato pareti e statue, sempre seguendo la stessa idea: ascoltateci o saremo l'ultima generazione a conoscere la Terra come la conosciamo oggi. Fermate la catastrofe climatica, diciamo no all'uso dei combustibili fossili. Le azioni di ultima generazione hanno provocato reazioni di ogni tipo. Io li ho seguiti a Milano, a Firenze, a Roma, poi di nuovo a Roma, di nuovo a Milano. Guardate il video, ma con una prece, fino in fondo. Non spaventatevi dalla prima parte del video. Siete dei pezzi di merda! Sei una stronza, sei! Io posso chiedere? Buona puttana! Pezzo di merda! La polizia, ringraziassero Dio. Perché tu fai parte di questi? Zitta, rincoglionita, stai zitta. Datevi una sveglia perché siete 4 anni capaci. Che cosa è successo? Fino a quando ci sarà il sindaco comunista sarà sempre così. La faccia a due pezzi. E io faccio due pezzi, non sono mai. Oh! Oh! Deve salire in macchina, sono dalla polizia, sali in macchina. Te la faccio a due pezzi. Deve salire in macchina. Non credi? Deve salire. Vattene a fa... Che ne pensi? Penso che ci vorrebbe una corda bagnata e dargliele sulla schiena con una corda bagnata. E vedi che non lo fanno più. Ma e lei, senti, onestamente, ma non si vergogna a dire queste cose alla società? No. Perché? Perché non si fanno queste cose. Cosa non si fa? Lottare contro la catastrofe climatica non si fa. Non si bagnano con... Fai una manifestazione. Non si bagnano, non si sporca. Meglio picchiare la gente. Non picchiare, la corda bagnata non ti picchia. La corda bagnata non fa male. No, no, ti fa togliere il vizio. Quando c'era lui, Capito? Come si stava, Ti fa togliere il vizio, quando c'era lui si stava meglio. Ma io non avevo dubbio che lei finisse lì. Avete rotto il cazzo! Vi dovete togliere il cazzo! Io penso che non devono romper il cazzo. Certo, si è rotto il cazzo. Testa di cazzo, morti di fame. State il culo. Ti posso chiedere che cosa ne pensi? Ma vaffanculo! Porca mignotta! Sono degli sfollati, degli squatter del cazzo che non hanno niente da fare. La gente dice buttali al tepere. Basta dire questo. Che pensa? Che sono dei coglioni, prendili a calcini in quel cuore. Ma perché non devono rompere la palla a chi lavora? Avete rotto i coglioni, tuo cane! Calzoni che siete! Salve signora, posso chiedere? Lascia stare, siamo arrabbiati! Con chi si è arrabbiata lei signora? E con voi, con tutti! Salve, posso chiedere cosa pensa di questi blocchi di ultima generazione? Una cosa assurda! Perché? Siamo in Lombardia! Sono stati i cambiamenti climatici! Non stare qua, andate a da mangiare, da lavorare, da... Salve, posso chiederle che cosa ne pensa? Che questo dovrà andare tutto a lavorare invece di stare qua. Senza arrabbiare. No, io mi arrabbio, sono tutti mantenuti, dei genitori, stanno tutti in mezzo alla strada a fare niente. Passivi, tutte le gente lavative. Io... Se non gli date una manica di botte a tutto, lo fa. Siete degli imbecilli, qui dovrà andare a lavorare, qui guardo gli altri. Non stavano qua. A quei tempi andava meglio, perlomeno arrivava la celere, ti dava le manganellate, e invece a questi non fanno niente. In tempi sono cambiati in peggio. Cioè, secondo lei era meglio quando manganellava? Ma certo, sì. Ma usate i disabili per cosa sposta. Lui, sai qual è l'unica colpa che vi viene perché dietro? Stai perché stai parlando con lui? Perché non parli con me? Guarda il coraggio di parlare con me! Non ho altro da aggiungere. Buongiorno, posso chiedere? Sono di Fampeggi io. Perché una scarpata in faccia? Qualsiasi cosa. Per toglierli dal... Però, ma non violenza. No, ma scarpata leggera, leggera. Una scarpata leggera. Nel sedere, ecco. Se io piazzo una macchina, mi mettete la musica. Questo, mettilo perché non date le musica. Se io potrei fare qualcosa per te, io ma non per loro, non c'entra niente. Non è perché sono disabile che deve essere più calmo nemico in fronte. Noi perderemo il futuro, probabilmente, c'è una certezza. È una guerra persa, lo capisci, questa è una guerra persa. Però intanto cerchiamo di combattere, cerchiamo di fare qualcosa. Dovete togliere, cazzo! Porta che sta di finire, basta!
buttiamoci, che cazzo fate là, dai! Se questo qui fosse stato in un altro paese avrebbero preso bastonate, tutti avrebbero preso bastonate. Capito, però sarebbe stato... Lei non può togliere il diritto agli altri di andare a lavorare! Non lo so neanche che motivo è, che protesta è! Sono i ragazzi e le ragazze di ultima generazione. Sì, che protestano con... tutti in un fosso. No, no, non dia così, signora, non dia... Come mai, signora? Io sì, perché sì. Perché? Distruggano tutto. No, invece... Ma per cosa? No. Stupifragi, alluvioni, incendi, siccità, non sono anomalie, non sono fatalità! Forse, è stato un abuso trattare una persona così. Va bene. Contro l'uso dei jet privati, una delle fonti di inquinamento più ingiuste. 4 ore di volo sono 10 tonnellate di CO2 emesse in atmosfera. Ma le fanno paura sti ragazzi? No. Posso chiedere che cosa ne pensa? Sono bravi. Come mai? Perché stanno facendo presente questo problema grossissimo. Le posso chiedere che cosa ne pensa? Fate bene, viva i giovani, viva l'ambiente. Io sinceramente sono d'accordo. Finché protestano così, ottimo, vuol dire che c'hanno idee. Bello, è anche molto scenografico lei, è meraviglioso. Mi funziona bene nel video. Per me io sono strada d'accordo con loro, perché con le cose che stanno succedendo qua, il caldo, l'ambiente, tutto il caldo, non va bene, quindi devono cercare di... Il disastro che sono successo anche tanto a Milano. Il rispetto, ecco, a questa particolare protesta. Sicuramente li stimo. Sono molto coraggiosi, perché dietro ci sono persone imbufalite, però li sostengo, insomma. Grazie. Anche io stessa devo andare al lavoro e... È una forma di protesta, sicuramente molto civile. Salve! Salve! Che pensate voi? Bravi, bravi, dai! Bravi, grandi! Portare sempre!